cucino non può non far scaturire in chi conosce la Calabria un impeto di indignazione. Non è un luogo, guardando quel video, che viene rappresentato da qualcosa di specifico, da un'icona che ci ricordi quel luogo. Vedendolo all'estero non riconosceranno la Calabria perché non c'è un elemento distintivo della Calabria, perché il mare così bello, intendiamocelo, diciamocelo pure, è anche altrove. È un mare, gli agrumeti sono anche in altri luoghi del mondo. E allora un elemento che potesse spiccare su questo, secondo me era fondamentale, altrimenti proiettandolo così senza dire dove siamo, non si capisce che siamo in Calabria. Non si capisce anche perché è una Calabria retrograda quella che viene rappresentata. E la bellezza di un corto può passare attraverso una mistura di elementi. Si poteva trattare il territorio così come è stato trattato, inserendo degli elementi contemporanei, perché non siamo fermi a quel tempo. I calabresi non sono più i nostalgici di una volta, i calabresi hanno imparato a parlare anche di neutrini e di fisica. Quindi l'Asinello benvenga in un momento di nostalgia della tradizione, ma oltre l'Asinello c'è altro. E poi non è stata assolutamente sfiorata la cultura. La cultura andava almeno citata. Se lo stesso mandarino fosse stato sbucciato negli scavi di Sibari, forse il messaggio sarebbe arrivato con più profondità. È un viaggio molto superficiale, non credo che la Santelli volesse questo, sinceramente. Non credo che noi calabresi possiamo ritenerci soddisfatti di un'operazione del genere, anche perché non credo che girando un corto su Roma si rappresentino le tradizioni attraverso i carciofi e cacio e pepe. Sicuramente sarebbe sbucato un Colosseo alle spalle o qualcos'altro. Ecco, per me la promozione di un luogo deve viaggiare attraverso l'emozione, ma anche la conoscenza di un luogo, ed è inevitabile che la conoscenza di un luogo sia fatta di storia, cultura e tradizioni. La nostra pagina ha fatto tanti video e tanti post al riguardo. E l'aspetto ironico sono, gli aspetti ironici sono davvero tanti. Ad esempio, a un certo punto c'è la scena, la prima scena di lui e lei, che lei è vestita come è apparecchiato il tavolo, quindi lo stesso vestito della tovaglia, appunto. E ci sono tante di quelle cose, la Calabria raccontata male, raccontata poco. E solo dal punto di vista appunto degli agrumi, quindi ho fatto anche tanti agrumi nel mio video ai calabresi, sperando che ci sia qualcosa di migliore presto. E gli aspetti ironici sono davvero tanti e ci siamo sentiti appunto offesi, però ho chiesto a Gabriele Muccino di inserire anche la valigia di cartone. Se dovesse migliorare questo corto merdaggio, potrebbe farlo, visto che ormai ha fatto tutto. Ci mancavano la lupara e la valigia di cartone, quindi se ci vuole fare il piacere di correggere questo corto merdaggio e di farlo completo almeno. Ciao, ciao da Pipareggius Journal. Vorrei contestualizzare questa mia critica al momento attuale, un periodo di fortissime limitazioni lavorative dovute ovviamente al Covid. Parleremo di limitazioni e regimi ridotti di quasi 2 anni per il mondo dello spettacolo, per i service audio, i service video, per gli attori, le compagnie teatrali, i filmmaker, i videografi, chi si occupa di matrimoni, i fotografi. C'è tutto un comparto di creativi che sta soffrendo tantissimo questa situazione. I più fortunati sono riusciti a lavorare in quest'estate, ma sicuramente al 60, al 70% in meno. Dovremo pagare gli affitti, fare la spesa. Insomma, la Calabria poteva davvero permettersi questa spesa di 2 milioni di euro, che rappresenta il costo medio di un film italiano, di un lungometraggio. Adesso dovevamo fare marketing sulla Calabria, oppure forse dovevamo pensare più a delle politiche di welfare, ma non per assistenzialismo, perché non abbiamo, noi creativi, noi persone dello spettacolo, la possibilità di lavorare, non abbiamo l'opportunità. Mi sarei aspettato dalla regione e anche dal governo un aiuto diverso, un abbraccio diverso, che purtroppo non c'è stato. Anzi, la direzione
è stata opposta a quella di un abbraccio. Il corto Calabria Terra Mia, diretto da Gabriele Muccino, con protagonista Raul Bova, ha l'arduo compito in pochi minuti di raccontare la bellezza di una regione come quella della Calabria e di mostrarne le tradizioni non solo folcloristiche ma anche quelle culinarie, raccontando attraverso le immagini un territorio molto articolato. Quindi l'unica difficoltà tecnica probabilmente è racchiudere l'essenza di una regione bellissima come quella della Calabria in pochissimi minuti. Almeno Gabriele Muccino ci ha provato, ci sono delle imperfezioni, ma insomma, diciamo che il messaggio arriva forte e chiaro.